Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati in questa prima domenica di febbraio, in questo 2 febbraio del 2020, e ben arrivati alla 310ª puntata di Volersi Bene, trasmissione in onda ogni domenica sera alle ore 21 da questa piccola radio del cuore grande che è Radio Evolution. Sono Pietro Lombardo e saluto davvero le persone che seguono questa rubrica, ma anche coloro che per la prima volta magari hanno deciso, tramite conoscenze, tramite una pubblicità di un amico, di un'amica, una conferenza, tramite Facebook, hanno deciso di approdare in questa puntata di Volersi Bene. Ricordo che Volersi Bene è una trasmissione dedicata a tutte le persone in crescita. A come avete compreso, abbiamo davvero viaggiato tantissimo in questi anni che ormai ci ritroviamo alla domenica sera, alla fine di una settimana, all'inizio di un'altra, per cercare di riflettere, di prendere un po' più consapevolezza sul viaggio della vita, su tutto quello che fa parte del viaggio della vita. Ed è per quello che anche in questa puntata ci tengo ad essere qui, anche se questo è un periodo davvero di corsa per me, ma ci tengo ad essere qui per condividere con voi un tema bellissimo, che è il tema di gestire la vita emotiva. Credo che questo sia uno dei temi più importanti per la nostra maturazione personale. Perché noi non possiamo fare a meno delle nostre emozioni. Le nostre emozioni sono come dei cavalli che arrivano e che in qualche modo ci vogliono guidare, ci vogliono portare da qualche parte, ma contemporaneamente le nostre emozioni sono anche un po' la nostra, instabilità d'umore, sono anche il motivo per cui non abbiamo una lucidità mentale, sono anche il motivo per cui magari roviniamo, tra virgolette, delle relazioni, perché quando le emozioni diventano non gestite, purtroppo noi possiamo anche rovinarle. E ricordo che nel 1975 Paul Ekman ha scoperto questa famosissima teoria, che non è una teoria, in realtà è uno studio antropologico, sul fatto che abbiamo appunto 6 emozioni fondamentali e che le emozioni, come sensori interni, no, hanno il compito di guidare la nostra esistenza, hanno proprio il compito di insegnarci in che modo gestire tutto quello che fa parte del mondo interno. L'emozione è un po' un punto di incontro, se vogliamo, tra il mondo esterno e il mondo interno. E faccio notare che dal punto di vista corporeo l'organo che più di ogni altro fa da, mediatore tra l'interno e l'esterno è la nostra pelle. Pensate che la pelle è l'organo più esteso di tutto il nostro corpo. È collegata direttamente al sistema nervoso centrale, per cui tutto quello che noi viviamo in qualche modo passa attraverso la sensazione della nostra pelle. Ed è per quello che la nostra pelle può arrossire, può sbiancare, la nostra pelle può avere dei brividi, la nostra pelle può aumentare o diminuire la resistenza elettrica cutanea e la nostra pelle parla di noi, la nostra pelle può sudare in maniera esagerata, può diventare secca, può avere delle irritazioni, può soffrire di macchie, può soffrire di psoriasi. E dunque tutto questo per dirvi di come la nostra pelle parla proprio di noi, cioè parla della nostra persona, parla di come noi siamo
un'emozione che viaggia in questo tempo chiamato vita. D'altronde, se noi non avessimo le emozioni, noi non avremmo una vita intrapsichica, cioè noi non avremmo fondamentalmente nemmeno la capacità di far conoscere quello che c'è dentro di noi agli altri. Provate ad immaginare che le nostre emozioni sono in realtà uno strumento di comunicazione, perché la comunicazione è innanzitutto quello che vive e che avviene dentro di me, per cui l'emozione è un modo attraverso cui noi riusciamo a comprendere che cosa sta succedendo nel qui ed ora di ogni giorno. Ma le emozioni sono anche uno strumento attraverso cui noi comunichiamo quello che proviamo, quello che sentiamo agli altri. Tant'è che le emozioni sono, nella comunicazione di Paul Watzlawick, nella pragmatica della comunicazione, rientrerebbero in quello che lui definisce il modello analogico. Noi abbiamo due modelli per comunicare, uno che è quello numerico, cioè la parola, e poi abbiamo quello analogico, che sarebbe il non verbale. Ma in questo non verbale ci sono soprattutto le nostre emozioni, che noi esprimiamo attraverso una mimica facciale, ma anche attraverso i movimenti del corpo. Abbiamo parlato della pelle, però l'accelerazione del battito cardiaco, la respirazione che si modifica, la pupilla che si dilata. Abbiamo tantissimi segnali, microsegnali a dire il vero, di cui Milton Erickson era molto esperto, essendo stato un anno paralizzato, poteva osservare tutta la comunicazione non verbale dei suoi familiari, e dunque lui era riuscito davvero ad affinare una dote osservativa speciale, per cui lui coglieva le micro variazioni che avvenivano all'interno dell'aspetto fisiologico di una persona, e da lì riusciva a capire se la persona mentiva. Lui era un po' una macchina della verità. Pensate che Milton Erickson, lo dico per chi magari non sa neanche chi è Milton Erickson, do per scontato che voi lo conosciate, molti di voi sicuramente lo conosceranno. Milton Erickson, che è stato uno psichiatra, psicologo americano, che 1901-1980, a 17 anni aveva avuto un attacco di poliomielite, per cui non poteva più muoversi, e aveva deciso di sfruttare quel tempo osservando le persone, cioè osservando che cosa accadeva alle persone. In questo caso ovviamente i suoi familiari, non potendo muoversi più di tanto. E tramite questa acuta osservazione riuscì a affinare una cosa che poi gli sarebbe stata utilissima per tutta la sua vita, cioè di leggere il non verbale, per cui di leggere il dietro le quinte della comunicazione umana. Pochi erano così bravi come lui, a dire il vero. Ma questo per dirvi che le nostre emozioni, perché che rappresentano ovviamente lo stato interiore, cioè quello che noi proviamo dentro di noi, e parlano in continuazione 24 ore su 24, non si fermano mai, anche durante la notte. Noi in realtà, quando sogniamo, proviamo delle fortissime emozioni di ogni genere, no? E questo per dirvi quanto è importante l'argomento che brevemente in questa 310ª puntata di Volersi Bene stiamo trattando insieme. Di fortuna noi
cavalieri erranti della luna. Noi, una bufera di capelli, in aria a far castelli noi, e abbiamo urlato al vento per cantare noi, gli anni più belli noi, in una fuga da ribelli, un pugno di granelli noi, che abbiamo preso strade per cercare noi, gli anni più belli. Volevamo fare nostro il mondo e vincere, o andare tutti a fondo, ma il destino aspetta dietro un muro e vivere è il prezzo del. Senza fiato noi, labbra di peccato noi, passeggeri persi nel passato noi, una rincorsa di uccelli, tra nuvole di uccelli noi, e abbiamo visto il sole accendere su noi, gli anni più belli noi. Promessa da fratelli, tra lacrime di ombrelli noi, e abbiamo udito il mare piangere con noi, gli anni più belli. E quel tempo è un film di mille scene, non si sa com'è la fine, se le cose che ci fanno stare bene sono qui. Forse no, forse sì, sempre qui e siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore. E anche la musica, d'altronde, ha proprio la funzione di trasmetterci delle emozioni. Più una musica, infatti, ci colpisce, più tende a muovere una marea di emozioni, di sensazioni, di suggestioni. A volte, se è una canzone che abbiamo legata a un determinato evento, di ricordi e tutto quello che, insomma, fa parte del viaggio della vita. La vita emotiva di una persona diviene sempre più differenziata, dovrebbe diventare almeno così, sempre più differenziata col passare dell'età. Un bambino, ad esempio, è molto limitato nella capacità di vivere le sue emozioni, per il semplice motivo che non ha ancora un controllo razionale e non ha ancora la capacità di trattenere e di contenere le proprie emozioni. Quello che possiamo dire è che non è possibile controllare il sorgere dell'emozione, a meno che noi interveniamo su determinati agenti, cioè su determinati fattori. Faccio un esempio: se un bambino si trova in una classe con un insegnante che grida sempre, potrebbe quel bambino esserne molto colpito negativamente. Se quell'insegnante smettesse di urlare, probabilmente quel bambino avrebbe una risposta emotiva migliore. Ma il sorgere dell'emozione è una cosa che viene da sé, cioè non è una cosa che una persona può non provare una forte emozione. Quello che però noi possiamo fare è di agire sull'espressione della vita emozionale, cioè del controllare. L'esempio più semplice è quello della rabbia. Io non posso non provare rabbia se c'è un'ingiustizia, se c'è qualcosa che non va, ma posso imparare a gestire, a controllare l'emozione della rabbia, posso dirigere la rabbia, posso trasformare la rabbia. Però vedete, qui allora c'è un linguaggio, che è il linguaggio dell'alfabetizzazione emotiva.
Questo è un argomento molto bello e molto importante che, tra virgolette, vorrei riprendere domenica prossima nella nuova puntata di Volersi Bene. Questa è più una puntata introduttiva in realtà che esplicativa. Dicevamo, si può agire sul versante dell'espressione delle emozioni tenendo conto che il controllo non deve mai, e questo io ci tengo a sottolinearlo, portare alla soppressione dell'emozione. Perché il controllo è importante, perché altrimenti il treno deraglia, altrimenti il fuoco prende e divampa. Ma la sanità psicologica di un essere umano è direttamente proporzionale alla spontaneità con cui manifesta le sue emozioni. Io ci tengo questo a dirvelo, ve lo sottolineerei a carattere cubitale. Cari amiche, cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, quanto è importante la capacità di gestire, ma soprattutto di non bloccare la spontaneità. Quando una bambina, un bambino, un adolescente sono inibiti, bloccati, repressi, colpevolizzati perché provano determinate emozioni, stiamo facendo un danno enorme, un danno che questa persona si ritroverà nella vita adulta. Perché ricordiamoci che la vita delle emozioni è come la vita di un neonato che diventa adulto, per cui le nostre emozioni dovrebbero diventare adulte. La repressione in realtà non è che sopprime l'emozione, perché l'emozione non è che se tu le impedisci di essere espressa viene annullata. Quando dentro di noi c'è un movimento, quel movimento che noi vogliamo, che noi non vogliamo, procura delle onde sismiche. Che poi noi non vogliamo far sentire all'esterno, impediamo a una persona di far sentire le sue onde sismiche, questo non significa che le onde sismiche emotive non ci siano dentro di lui. Ecco che allora bisogna insegnare, fin dall'infanzia, a prendere coscienza di queste emozioni. È importantissimo che le bambine, i bambini, i genitori, qui possano fare tantissimo i genitori, tantissimo. Cari genitori e anche insegnanti della scuola materna che mi state ascoltando, della scuola d'infanzia, voi potete fare una cosa spettacolare sulla gestione e nel aiutare le bambine e i bambini a vivere un buon rapporto con le loro emozioni. Perché la sublimazione dell'emozione, la canalizzazione dell'emozione, l'elaborazione, sono tutti termini, vedete, tecnici che vi sto usando, sono quelli che fanno crescere una persona. Pensate che molte persone che vanno in psicoterapia in realtà vanno proprio per imparare come gestire la loro vita emozionale. Per cui i sentimenti e le emozioni negative represse si possono manifestare in modo mascherato, in forma di sintomi che, se non vengono superati, ridiventeranno anche malattia psicosomatica e potrebbero diventare ulcera, gastrite, cefalea, tachicardia, psoriasi. E mi fermo qua perché non vorrei adesso condizionarvi tanto. Per cui il controllo è formativo se è conseguenza di tre importanti premesse. 1. La lucidità intorno alla propria vita emotiva. Bisogna avere una lucidità di quello che si sente, per cui chiarezza, conoscere le emozioni, riconoscimento del loro significato, non paura per ciò che si vive dentro di sé, e per cui recuperare anche la causa di un determinato sentimento. La lucidità si oppone dunque al mascheramento, fa emergere. 2. L'accettazione della propria vita emotiva. Occorre da adulti riconoscere tutto ciò che è vissuto in modo emotivo, spontaneo, irrazionale, disorganizzato, immediato e accettarlo come proprio, anche se a volte viene mescolato con degli errori e dei passi falsi, perché la nostra vita è fatta anche di momenti in cui si inciampa. Ma questa accettazione, che non vuol dire subire, vuol dire prendere carico di tutto questo materiale per poterci lavorare su. 3. Bisogna avere una coerenza e un'autenticità delle scelte del progetto di vita. Cioè, che cosa vuol dire? La lucidità fa esistere ciò che si è, per cui ciò che si prova. L'accettazione permette di accogliere senza finzione ciò che si vive, via le maschere, siamo autentici, eccetera, eccetera. Poi, che cosa abbiamo? La coerenza e l'autenticità spingono ad agire secondo quel valore, quel progetto di vita che abbiamo scelto per noi. Il valore è il rispetto, il valore è il perdono, il valore è l'empatia. Per cui, cosa vuol dire? Che lavorare sulle nostre emozioni è anche avere un progetto di vita, per cui avere anche un orientamento e chiederci che cosa, insomma, vogliamo fare praticamente della nostra vita. Tutto qua.
Beh, insomma, questo è un argomento bellissimo, non so se avete compreso quanto è bello questo argomento. Siamo però arrivati già alla fine di questa puntata di Volersi Bene. Sono trascorsi 20 minuti, che non sono tanti, però non sono neanche pochi, a dire il vero. Comunque avete già compreso che domenica prossima, che sarà esattamente il 9 di febbraio, a Dio piacendo, noi ci ritroveremo per la 311esima puntata di Volersi Bene, parleremo e continueremo a parlare di emozioni, ovviamente da tante altre angolazioni. Qualcosa abbiamo detto, interessante, abbiamo modo anche di rifletterci, magari di arrivare domenica prossima un po' più preparati, no? Nel gestire, e se avete anche delle domande lo potete fare, lo ricordo sempre, perché avete il 347 78 14 134, per cui potete lasciare anche un messaggio, un file audio, che lo possiamo anche mandare in onda se volete, una vostra proprio testimonianza sulle emozioni, un po' come fa Andrea Picco nella sua bellissima nuova trasmissione. E stavo dicendo 347 78 14 134. Avete anche l'applicazione della app per scrivere direttamente dal telefono, dal vostro smartphone a Radio Evolution, insomma avete tutto quanto. Io vi ringrazio di cuore, grazie a Sara per la sua preziosa collaborazione e regia, e naturalmente il viaggio continua. Grazie.